sono Meg De Splendente e benvenuta o bentornata. Segno di cos'hai ASMR. Sam, calmati. Stai calma, adesso te ne do anche a te. Allora, di cibo, non di botte, ovviamente. Allora, mukbang. Mukbang, mukbang è di cibo orientale preso al Lidl. Questa sera andrò a mangiare con la compagnia di Sam, che sta facendo delle fusa spasmodiche, involtini primavera con verdure e pollo. Ho preso quella al pollo perché sono le preferite di Sam, quindi le darò dei pezzettini di pollo che ci sono all'interno. Ma qua mi rubano il posto. Dicevo, mi ero dimenticata le bacchette, che tra l'altro pensavo di non aver più, invece ho ancora un paio di bacchette nere fichissime che avevo preso tempo fa al Tiger. Comunque, ho preso questi instant noodles Thai curry al Lidl. Ok, posso farcela. Allora, ho preso questi noodles pagati tipo una sessantina di centesimi, 44 grammi, al Thai curry, che dovrebbe essere, allora, preparato per pasta istantanea aromatizzata con verdure e curry. Ok, perfetto. Pensavo curry verde dovrebbe essere, però non so se mi sono fatta influenzare dalla confezione verde. Io da tipo una vita che non mangio noodles. Quindi il profumo è molto buono, il brodo è... Cos'è successo? Il gatto mi ha buttato giù tutto il set. Non so se si vede. Scusa i mille tagli, ma oggi c'è tutti imprevisti. Comunque, il brodo è verde. Non sono proprio noodles, sono tipo piatti. Vediamo se riesco. Cioè, non sono i classici noodles tipo spaghetti. Assaggiamo. Non riuscite a vedere, ma c'è Sam che si è arrampicato e sta cercando di tirare giù tutto. Non ti piace questo? Nonostante abbia aspettato parecchio per mangiarli, sono ancora caldi come un vulcano. Quindi adesso, per la gioia di Sam, mangiamo prima questi. Che rompiscatole. Si può avere una gatta che adora gli involtini primavera? Ho queste posate solo per tagliarli e poi dopo userò le bacchette. Senti che fusa. Impazzita, impazzita. Buonissima. Quindi immagina che profumo sta sprigionando questo, che profumo stanno sprigionando questi voltini per avere questa reazione di un gatto. Cioè, diamo un pezzettino a Sam, così smette forse. Era un pezzettino di pollo. Comunque le piace anche, dovrebbero esserci tipo dei germogli di soia, cose del genere. E a lei piacciono. Piacciono anche le carote, quindi vabbè, piace tutto. Sam è bollente. Abbi la pazienza. Un attimo. E adesso impari che se fai la cattiva non becchi niente. Adesso la chiudo di là. Un'altra pausa. Allora, l'ho chiusa fuori perché è diventata ingestibile. Non sono più capace... No, sono ancora capace di usare le bacchette. Il potere delle bacchette. No, sono ancora tiepidi, per fortuna. Anche questi erano da un sacco che non li mangiavo.
Volendo ci sono anche con solo le verdure, oppure con il manzo, oppure con il verdure manzo, verdure maiale, verdure pollo. Io ho scelto verdure e pollo perché sono i preferiti di Sam. Quelli al manzo sono un po' piccantini, un po' gusto più forte, non piccanti, questi sono un po' piccantini, ma quelli col manzo hanno un gusto più forte. Quelli al maiale non li ho mai presi. Ho fatto dei pezzi troppo grossi per la mia bocca. Comunque sto tenendo da parte dei pezzettini dei quadratini di pollo per Sam, che dopo glieli do perché mi dispiace, ma ho dovuto chiuderla di là perché sennò, cioè, hai visto che casino che fa? È ingestibile. È fortuna che non è saltata sul tavolo, se no facevo un macello. Li ho fatti in forno, erano più croccanti prima, ma adesso ora che ho spento l'acceso per vari motivi. I miei mukbang stanno diventando tragicomici. Un mukbang, un dramma. Giustamente, questa sera non c'è il vicino che urla, adesso l'abbiamo detto, facciamo i corni, potrebbe arrivare da un momento all'altro e si mette Sam, giustamente. Perché a noi piacciono gli imprevisti. Credo che comunque siano preferiti questi. Questa scena forse sarà stata tagliata perché è stato disgustosa. Non so tagliare le cose. Dovrei mettere il titolo Mangio cose orientali in modo disgustoso perché non so cosa stia succedendo stasera.
un sacco di germogli di soia che mi piacciono. Ho visto anche come farli a casa, nel senso proprio di farli germinare. Senza il germinatore, non so come si chiama, non so se si chiama così. Ovvero prendere proprio i semi. E poi li mettono, visto, dentro un barattolo di vetro con dell'acqua. Una cosa easy. E poi, pian piano, questi semi diventano germogli. E poi li mangi. Poi dobbiamo provare. Comunque ho preso l'avocado perché ho fatto delle domande su Instagram. Se ancora non mi segui, mi trovi col nome Kate Splendente. E ho chiesto quale altro seme far germogliare insieme, visto che quello col mango ormai è diventato bello grande, ha anche quattro belle foglie grandi. Piatto. Dopo li finisco, ma voglio mangiare anche un po' di questi prima che diventino freddi o troppo freddi. E acqua Eva. Acqua Eva, pagami. E dicevo, a parte le cretinate, ti berrò anche se non mi pagherai. Non mi ricordo più. Perché tantissimi hanno votato, prendi l'avocado. Ma ancora incandescente, com'è possibile? Devono essere queste cup, questi bicchieri qua che mantengono tantissimo il calore. Certo che la pasta, stando qui, è super cotta, stracotta e si scioglie in bocca, non c'è neanche bisogno di masticarla. Però meglio masticarla. Non voglio fare come certe persone che mandano giù tutto il boccone intero. Forse ho capito, forse loro si fanno la pasta stracotta e quindi si scioglie in bocca. È buono comunque. È saporito salato. Piccantina, non eccessivamente come tante zuppe noodles che sono troppo spicy, so spicy. Buono. Sia proprio curry verde, però, perché ha un gusto diverso dal curry normale, in più è un po' dolce, quindi è tipo quel gusto tra il salato, il dolce, l'agrodolce, di cui non ricordo il nome, come carne di pollo in polvere, ma se sono alle verdure, era meglio non. Non sono vegetariana né vegana, però se io lo fossi sarei stata truffata, cioè avrei ingerito della carne involontariamente. Fortuna sono onnivora e quindi chissà. Però adesso che ci penso, che vita devono vivere quelli vegani? Che devono stare a leggere tutto.
Si sente che c'è lo zucchero comunque. Per fortuna che non ne mangio più tanti. Saporito. Ho finito la pasta, mi è rimasto solo il brodo da bere. Lo finisco dopo. Mi voglio saziare di più con gli involtini. Sì, dai, quello ve lo consiglio. C'erano altri gusti, tipo anatra e forse al pollo. Sì, al però banali come gusti. Al Tiger c'è, ci sono, però non sono in cup, sono in sacchetto. Cioè c'erano, non so adesso ci siano. Una volta c'erano quelli al curry, erano i più buoni di tutti. Stasera va così, non so perché. Ci sarebbe stata bene anche la salsina agrodolce con questi involtini. Lo sto schiacciando e sta uscendo tutto, non so se si vede ripieno. Non vale così. L'ho arpionato. Sì, ma è troppo grande questo pezzo per la mia bocca. Non so quanto sarà ASMR questo video. Vi invito a disiscrivervi al mio canale dopo questo video. Me lo merito. Me lo merito. Indovina i colori del mio ombretto. No, non è più croccante come prima, accidenti.
cosa c'era in quell'acqua. Questo che mi è uscito così proprio.